Ciao ragazzi, altro video anche oggi. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di libertà finanziaria in relazione a un movimento americano che si chiama Movimento FIRE, Freedom Independent Early Retirement, che può essere riassunto in sostanza come un movimento di persone che puntano a un, se vogliamo, pensionamento anticipato, cercando di guadagnare il più possibile entro i loro 40-45 anni, cercando di comprimere al massimo le loro spese, adottando uno stile di vita, se vogliamo, minimalista o escludendo tutte quelle che sono le spese inutili e cercando di utilizzare tutte le proprie, diciamo, entrate, intese come differenza tra entrate e uscite, in investimenti di lungo periodo, in fondi passivi a basso costo, allo scopo di utilizzare la leva dell'interesse composto per massimizzare il proprio capitale, che sarà poi la base per il proprio sostentamento una volta che si è deciso di abbandonare la propria attività lavorativa o comunque una volta che si è deciso di staccarsi dalla realtà del lavoro quotidiano, diciamo obbligatorio per poter coprire il proprio tenore di vita. Il movimento FIRE, diciamo subito, è un movimento estremo. Si parla di, ovviamente, mettere da parte una cifra che ci consente di coprirci per circa 20-25 anni senza lavoro o 20-25 anni dove scegliamo noi di lavorare molto meno o di fare cose che probabilmente non hanno la stessa redditività che può avere un lavoro normale, ma che appaga di più la nostra persona perché ci consente di avere più tempo libero e avere più possibilità di fare cose che semplicemente ci piacciono rispetto magari a essere impiegati giornalmente lavorando in una multinazionale, lavorando per un'azienda appunto con un impegno di 8-9 ore al giorno. Dicevo prima, teorie estreme. Qui si parla di ogni mese rispetto al proprio stipendio, alle proprie entrate, risparmiare il 40, 50, 60, 70%. Quindi è evidente che per intraprendere un obiettivo di lungo periodo così challenging, così importante, così sfidante, bisogna avere una grande motivazione. Pensiamo se a una persona con un reddito normale, diciamo 1200 euro, fare il 60-70% di risparmio vuol dire fondamentalmente vivere con, diciamo, 500 euro al mese. Capite subito che ovviamente questa progettualità non è per tutti. Quindi sicuramente bisognerà avere un reddito probabilmente più importante e una determinazione incredibile, perché tutti noi sappiamo quanto è facile incorrere in spese se vogliamo inutili, o comunque tutti noi amiamo tra virgolette premiarci con acquisti che appagano semplicemente la nostra voglia di avere queste cose. Diciamo che in generale è un approccio che può consentirci, se non di ottenere la libertà finanziaria completa, cioè a poter lasciare completamente il nostro lavoro, ci può aiutare sicuramente questo approccio nel lungo periodo a massimizzare le nostre capacità di risparmio, a massimizzare le nostre capacità di investire nel lungo periodo per ovviamente riuscire a garantirci una riqualificazione, un guadagno sul nostro capitale. Ovviamente anche qui su internet trovate un sacco di informazioni. A mio parere l'unica variabile che va considerata nel momento in cui una persona punta a realizzare un progetto di vita di questo tipo è capire realmente quanto costa il tuo tenore di vita. Perché se una persona è in grado di vivere con una cifra di un certo tipo, è evidente che
ha una certa capacità di risparmio, diciamo, equivarrà un certo periodo di tempo nel quale questo stile di vita deve essere fatto per poter raggiungere l'obiettivo. È evidente che se il nostro tenore di vita si avvicina molto alla nostra entrata mensile, è evidente che tutto ciò diventa più complicato. E quindi il concetto di tasso di risparmio, cioè io incasso 100 ogni mese, risparmio 10, risparmio 20, risparmio 30. All'aumentare di questa capacità di risparmio, io posso rendere, tra virgolette, più veloce il raggiungimento della cosiddetta libertà finanziaria. Come dicevo, su Google c'è tantissimo su questo argomento, ci sono anche tanti libri che si possono leggere per trovare spunti e informazioni. Il primo passo assolutamente fondamentale è essere in grado di rispondere a una domanda, cioè quanto costa la tua vita? Se tu oggi chiedi a 10 persone che incontri, i tuoi amici, i tuoi parenti, dici quanto costa la tua vita, quanto spendi ogni anno per la tua vita, per le tue vacanze, per i tuoi progetti di vita, molti ti dicono più o meno, molti dicono non ne ho nessuna idea, non so quanto spendo di corrente, non so quanto spendo di gas. Quindi il primo passo è definire, capire, sapere quanto costa la tua vita, andare a definire che margini di manovra hai, dove puoi tagliare, dove puoi ridurre, dove non puoi ridurre, dove non puoi tagliare. E una volta che hai questo numero, cominciare a capire qual è il tuo tasso di risparmio attuale, il tuo tasso di risparmio potenziale e cominciare a calcolare, perché di questo stiamo parlando, di calcolo, calcolare come sei messo in un'eventuale, diciamo, strada verso la tua libertà finanziaria. Se avete commenti, sarei molto contento di vederli qui sotto e vi saluto al prossimo video. Ciao!